Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:32 minuti in questo istante. Benvenuti nel nostro studio, la prima puntata di questa stagione qui in studio, perché insomma l'avete visto, i giorni scorsi abbiamo girato in giro per la nostra città, ma adesso torniamo nel nostro studio e abbiamo un graditissimo ospite che viene a ritrovarci, viene di nuovo a trovarci qui in studio e ci porta una storia davvero davvero interessante. Diamo quindi il benvenuto Angelo, ben ritrovato. Angelo Mantovani, buongiorno Angelo, grazie di essere qua. Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Non volevo essere meno cavaliere, ma insomma Angelo è ormai di casa qua, quindi non me ne voglia. Maria Grazia Rossi, Vimercati, buongiorno, buongiorno signora, direttrice artistica di Piano Lovers Over 40, nonché presidente e fondatrice dell'associazione Piano Lovers. Grazie mille di essere qua, grazie mille Angelo, davvero per averci portato questa bellissima storia. Allora, Piano Lovers, direttore, che cos'è Piano Lovers? Piano Lovers è costituita da pianisti che hanno una grande passione per il pianoforte, perché questo è uno strumento completo che dà molto all'animo di chi lo suona, però sono pianisti soprattutto che hanno una forza, una costanza, sono incredibili perché lavorano, Piano Lovers Over 40, non professionisti. Ecco, perché questo, no? Questo è importante. Sono quelli che potremmo chiamare pianisti amatoriali, in un certo senso, sì, ma che insomma hanno travisato un po' la parola amatoriale, nel senso che lo amano tanto, ma sono diventati quasi professionisti, giusto? Perché chiamarli amatoriali è forse un po' sminuire la loro importanza, la loro bravura. E quindi loro lavorano di giorno, alla sera fanno di tutto per poter suonare, per studiare, quindi sono da me molto ammirati, ma mi sembra che siano ora ammirati da tante persone che ci seguono in questo concorso. Ecco, perché appunto, diciamo, Piano Lovers Over 40 è proprio un concorso, sì. Giusto? Un concorso giunto a che edizione? E come è nata l'idea? Quest'anno facciamo l'ottobre, dal 22 ottobre al 26, la sesta edizione. È nato nel 2012 come concorso per pianisti, però non era a categorie ed era over 50. Poi nel 2014 abbiamo iniziato questo concorso per pianisti over 40, non professionisti, e quindi c'è stata una bella selezione fra queste persone che hanno questa passione, che sono anche diplomati, hanno diplomi di pianoforte, hanno anche studiato un altro strumento oltre al pianoforte, e hanno il mio obiettivo è stato soprattutto quello di dare la possibilità a queste persone di esibirsi davanti a una giuria e davanti a un pubblico. Abbiamo detto appunto, sono tutti over 40. Sì. È interessante, com'è questa scelta dell'over 40? Perché sotto i 40 anni ci sono concorsi, ce ne sono veramente tanti. Questo concorso over 40 a categorie c'è solo in Italia. A Parigi fanno un concorso per amatori, ma non a categorie, per cui mischiano i settantenni con i diciottenni, e quindi lei capisce che infatti adesso poi abbiamo visto anche stiamo vedendo qualche video delle scorse edizioni, abbiamo visto sempre la presentazione della seconda edizione, poi vedremo anche dei video di quelle edizioni passate. Siamo arrivati giusto, diceva, alla sesta edizione, sesta quest'anno edizione, insomma, sì. Sesta edizione, diceva, però un concorso a categorie, quali sono le categorie che compongono tutto il concorso? Categoria A, dai 40 anni ai 50. Okay. Categoria B, dai 51 ai 60. C, dai 61 ai 70. La D, dai 71 and up.
Okay. Abbiamo concorrenti che hanno 83, 84 anni, wow, che ci seguono dal 2012 e devo dire, questi pianisti... Sono passati anche di categoria. Sono passati anche di categoria. Sì, esatto. Sono diventati, sono migliorati in un modo incredibile, irriconoscibili da quando io li avevo ascoltati nel 2012. Beh. Questo perché la passione fa veramente tanto. E aggiungo anche la categoria E, che è la categoria E, fantastica. Devono fare 40 anni in due? Come funziona lì? Oppure almeno uno deve avere più di 40 uno anni? Uno deve avere perfetto. Almeno 40 anni. Ma il secondo può essere il figlio di un concorrente, per esempio. Ecco. Interessante. Ecco, ma appunto, chi sono i piano lovers? Chi sono questi concorrenti? Allora, come dice il nome stesso del concorso, sono degli appassionati, prima di tutto, di questo straordinario strumento che è il pianoforte. E sono dei candidati, degli appassionati di pianoforte che hanno intrapreso nella loro vita altre professioni, quindi dall'impiegato al medico, all'imprenditore, all'avvocato, al magistrato, insomma, chi più ne più ne metta, ma con una voglia di studiare il pianoforte, di studiare la musica, di vivere sempre quello che è lo straordinario repertorio della musica, che li porta a fare anche dei sacrifici, cioè nel senso che tornano anche tardi a casa, ma la loro oretta di studio non gliela toglie nessuno, quindi veramente delle persone anche piene di spirito e di voglia di fare. Come dicevamo all'inizio, sono persone che, d'accordo che non sono professionisti, ma sicuramente sono molto molto professionali e ci regalano veramente delle straordinarie emozioni. Come funziona per iscriversi al concorso? Come funziona il concorso? Ci si può ancora iscrivere? Sono chiuse le iscrizioni? Come funziona? Ci si deve iscrivere entro il 1 ottobre. Ah, quindi sbrigatevi. Ecco. E noi abbiamo una brochure molto bella, tra l'altro, in cui c'è regolamento e alla fine c'è una pagina in cui loro possono iscriversi. Si iscrivono quasi tutti online. Ok, quindi possiamo andare anche sul sito, che è pianolovers.com, se non ricordo male, da pianolovers over40.com. pianolovers over40, ricordiamoci.com, appunto, e ci si può iscrivere. E poi come funziona? Cosa succede a quel punto? E poi dobbiamo allora viene fatta tutta una tabella per ascoltarli durante le audizioni con i vari orari per provare il pianoforte, poi per esibirsi. E la giuria, che è presente alla fine di una mattinata, per esempio, noi ci fermiamo e giudichiamo questi pianisti e diamo un giudizio anche scritto, perché i pianisti hanno diritto, e fanno anche bene, a chiederci come sono stati giudicati. Certamente. Certo. Perché infatti, ecco, una cosa già che è molto interessante è che, insomma, tutti quelli che si iscrivono si esibiranno davanti alla giuria, esatto, e vanno a spera proprio audizione. Una vera e propria audizione. Sì, sì, è audizione. Non ci sono registrazioni, video, cassette, no, è tutto live, caricate video. Certo. Sì, sì. No, dovete fisicamente venire dal vivo, superare la paura di avere la giuria davanti. E a proposito di audizioni, aggiungo che nelle scorse edizioni, questa è la sesta, quella che ci vedrà partecipi a fine ottobre, ricordiamo anche le date, dal 22 al 26 ottobre, e si sono svolti nella sala Casa Verdi dei musicisti. Quest'anno c'è anche una novità, un rinnovamento, siamo all'Ambrosianeum. Ricordiamo dov'è, Angelo? È praticamente di dietro Palazzo Reale, in Via delle Ore. È una sede storica molto molto bella, anche acusticamente molto valida, per cui sicuramente un luogo idoneo per celebrare questa sesta edizione. C'è anche da dire questo, che come diceva Maria Grazia, è davvero una settimana molto intensa, che ci vede veramente a stretto contatto con quelli che sono tutti i partecipanti, e arriviamo al venerdì
Sarà il 25 di ottobre, dove dobbiamo fare una sintesi non soltanto di giudizio per ciascuna categoria, ma anche selezionare sempre nella stessa giornata quelli che poi si esibiranno il giorno successivo nella gala di premiazione. Il gala che si svolgerà nell'auditorium San Fedele, lì dietro, quello è lì dietro Palazzo Marino. Quindi due luoghi sempre significativi della centrale, città centrali. Interessante appunto questo, insomma, tra cosa si vince appunto? Adesso si vince tante cose, tra cui appunto la possibilità di esibirsi nella serata finale del gala, e poi so che esiste anche un vincitore dei vincitori. Esatto. Allora, diciamo questo, che le opportunità di esibirsi in luoghi prestigiosi è la parte anche fondamentale, che è trasversale per tutti i partecipanti. Posso dire una cosa? Sì? Opportunità che è difficilissima da trovare in questa città e che Angelo più di una volta porta, posso dire che Angelo, sono anche con altre iniziative, so che grandioso, riesce sempre a far sì, che gli appassionati di musica, anche i professionisti spesso di musica, che hanno pochi spazi, quindi se ne ha poco il professionista, immaginate quanti poco ne abbia magari quello non professionista. Grazie ad Angelo spesso entra in queste persone riescono a trovare degli spazi, e che spazi, quindi insomma veramente Angelo, complimenti per il lavoro che fai. Diciamo grazie. Appunto, quindi e dicevamo che appunto i candidati sono anche messi sotto, diciamo così, utilizziamo pure questa parola, sotto stress, come si suol dire. Sì, perché? Sì. Perché quando concludono quando si concludono le audizioni il venerdì, vengono annunciati coloro che suoneranno la sera successiva all'Auditorium San Fedele, quindi il sabato 26 ottobre alle ore 20:30 all'Auditorium San Fedele. La mattina della giornata stessa i primi premi realizzano già quello che è il loro premio, cioè lo portano a casa. In che cosa consiste? Si ritrovano in uno studio di registrazione professionale per incidere un disco, cioè si seleziona il brano che devono registrare, quindi fanno un'esperienza in studio, e poi a distanza di uno o due mesi, quando esce il disco, non soltanto il disco viene divulgato, ma viene distribuito in un certo numero di copie proprio a tutti i partecipanti. Quindi è un premio davvero molto ambito, quello è unico, diciamo, quello del concorso Piano Lover. Dopodiché c'è anche ci sono delle partiture pregiate, storiche, che vengono date anche agli altri premiati, e anche dei dischi storici con delle edizioni limitate, quindi una scelta ricercata che la direzione artistica e il concorso vuole riservare ai vincitori. Però c'è la ciliegina sulla torta. Nella serata finale di sabato c'è una diamo anche la possibilità di votare al pubblico, quindi il premio del pubblico, il pubblico entra anche lui partecipe del concorso in prima persona, e la giuria si ritrova per decidere quello che è il primo dei primi, cioè il vincitore assoluto del concorso, che avrà naturalmente il premio più ambito, è inevitabile essendo il vincitore assoluto. In che cosa consiste? In la realizzazione di un sogno, cioè suonare con l'orchestra. È un premio molto consistente, molto impegnativo, ma che ovviamente lo si dà al vincitore all'eccellenza. Che però fa capire come Piano Lovers non finisce mai in realtà. Perché appunto vince questo premio, non suonerà però la sera successiva, non suonerà la settimana dopo, no. Suonerà tanti mesi più avanti, nel senso che so che intorno a maggio, giusto? Esatto. Intorno al mese di maggio suonerà, così da dare un certo tipo di continuità, ma non è l'unica continuità che ci sono, nel senso che poi so che i finalisti finiscono poi anche in altre situazioni, giusto? Certo. Diamo l'opportunità ai pianisti di anche suonare, non finalisti. Anche non finalisti, okay, anche non finalisti, quelli giusta osservazione di merito. E come diceva prima Maria Grazia, ad esempio, un appuntamento fisso che è immancabile è quello con Piano City, la partecipazione di Piano City. Ad esempio, l'anno scorso, citiamo la scorsa edizione, l'appuntamento nell'ambito di Piano City si è svolto a Villa Scheibler. Poi l'abbiamo inserita nella stagione Borghi e Quartieri in concerto, ma questo per dare
come dire, promozione, comunicazione e mettere dare visibilità a queste straordinarie persone che sono Certo. amatori e pianisti per anche le emozioni che ci vogliono regalare. Se gli è venuta fame di musica, però non dovete aspettare fino a ottobre, perché già domani sera c'è Sì. qualcosa di molto interessante, organizzato proprio dall'associazione Piano Lovers. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del recital che noi abbiamo organizzato coinvolgendo i vincitori dei primi assoluti degli scorsi anni, e sarà un concerto veramente molto bello, molto interessante, in quanto suoneranno musiche che il pubblico, anche quello che non è abituato ad andare a sentire, ascoltare concertisti, apprezzerà sicuramente. E comunque tornano e ci fa molto piacere. E le dico che come è nato questo Sì. recital? Il nostro grande sponsor, Pilo Italia, un giorno mi dice: "Ma questi pianisti così bravi non li vedremo più?" Ha detto: "No, dobbiamo studiare un modo per rivederli e farli suonare ancora." Ecco, Ed ecco quindi quindi che nasce appunto il recital pianistico sempre da Bacca per... del Bussino domani sera. Sì, comincerà con Alle degli ore studi. 20:30 all'Ambrosianeum, giusto? Quindi Esatto. 26 settembre domani alle ore Sì, 20:30 sì. all'Ambrosianeum, insomma, avete già un buon, non è neanche un antipasto, anzi, sembra quasi il dolce, mi È viene da dire. un Esatto. concertone, ecco, Esatto. sì. Un'inaugurazione. Cioè, si parte dal meglio qua, nel senso che Sì, altro è che non è vero. un'anteprima o un piccolo, cioè, sono Vero. appunto quelli più meritevoli che hanno delle ultime edizioni, mi dicevi, oppure dell'ultima edizione sono delle Ultime ultime, edizioni, delle insomma, ultime edizioni. oh. Negli scorsi anni. Ricordiamo però bene, visto che insomma si parla di un concorso, si parla che le iscrizioni scadono il 1º di ottobre, giusto? Ok, quindi Esatto. ricordiamo come si fa a iscriversi e tutte le varie tappe del concorso. Angelo, sei il direttore della giuria, Allora, tocca, sei il presidente della giuria, tocca a te questo compito. dunque c'è un sito molto fruibile, si possono trovare tutte le informazioni nel sito www.pianoloversover40.com. Ci sono tutti i moduli scaricabili. Se uno avesse dei dubbi può scrivere delle mail, prendere contatto telefonico con quella che è l'organizzazione e la direzione, può ricevere tutte le informazioni di questo tipo. Noi seguiamo ad personam tutti i candidati e anche riscontrando e cercando di trovare delle soluzioni particolari per ciascuno Io so di che essi. comunque fra pochissimo Silvia della redazione aggiungerà il sito internet anche Perfetto. nei commenti a questa diretta, così che almeno voi possiate collegarvi e appunto iscrivervi al concorso. Ricordiamo il sito pianoloversover40.com, poi trovate appunto nei commenti a questa diretta il link. C'è tempo, diciamo, fino Al primo di al primo di ottobre. ottobre. Poi le audizioni saranno il... Dal 22 ottobre al 25 le 25, audizioni. Il compreso, come si dice in questi casi. 26 c'è il concerto di E gala. state qui, non spostatevi, nel senso prendete il biglietto di ritorno per il 27, perché il 26 c'è la serata finale e potreste essere tra quelli che suonano la serata finale. Perché ho detto prendete il biglietto? Perché so che ci sono tantissimi piano lovers che arrivano da anche posti molto Certo, lontani, sì. giusto? Concorso Canada. internazionale. Abbiamo... Quest'anno c'è Ah. un canadese, Poi abbiamo tanta gente poi che è dal Sud Italia, so che sentivo che dalla dicevate prima. Ah, Polonia, dalla Polonia anche. Polonia, Germania, Ah. una giapponese che vive a Parigi, e quindi insomma, abbiamo tanti stranieri, questo mi fa molto piacere. È una cosa, credo che siamo come sempre d'accordo a farla. Approfittiamo di ringraziare tutti gli altri membri della giuria, naturalmente, Certo, con cui abbiamo una bella giuria, veramente. si lavora. E ricordiamo ancora, perché è imminente domani la grande maratona musicale con i vincitori assoluti delle edizioni del concorso pianistico Piano Lover Over 40 alle ore 20:30 presso l'Ambrosianeum.
assolutamente un appuntamento immancabile. Bisogna prenotarsi per domani sera? No. Si può venire lì? Come entrata funziona? Libera. Ah, intanto diciamola questa cosa. Cioè, entrata libera. Andiamo troppo per scontata. Angelo, questo vero, lo dico ogni volta, te lo dico. No, no. Perché Angelo ha questo vizio, fa le cose, certo, dove voi non pagate. Cioè, voi andate e non pagate, perché paga Angelo, no? Nel senso, complimenti, bravo Angelo, grazie mille, offre lui. Però anche, insomma... Anche il concerto di gala è entrata libera. No, invece ringraziamo anche invece gli sponsor che rendono possibile tutta questa cosa, immagino. Ah, però sì, non sottovalutiamola, nel senso, ogni tanto noi la diamo per scontata. Invece è importante. Molto importante. Insomma, una città, diciamo, una città cara come Milano, riuscire a fare qualcosa una sera di un certo livello a gratis non è una cosa scontata, no, diciamo, esatto, cioè, per nulla, soprattutto di un certo livello, perché insomma stiamo parlando veramente di pianisti davvero bravi, davvero che ci mettono anima, cuore e corpo in tutto quello che fanno, perché insomma è spesso mentire proprio una, parlavo fuori onda, un'esigenza per loro, sì, poter doversi esprimere, dover suonare, professionisti di altissimo livello su altri lavori che però sono molto molto professionali nel suonare, esatto, il pianoforte. Oltre alla Pilò Italia, che ci ha sempre sostenuto, sì, abbiamo Yamaha che ci porta dei pianoforti stupendi, dei signori pianoforti. Lo ringraziamo infinitamente. E l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano. Certo, certo. Perfetto, allora appuntamento a domani sera alla Bosaneum in via delle ore 3 a Milano alle ore 20:30, però attenzione, non alle 3. Sì. Il recital pianistico da Bach a Debussy organizzato dall'associazione Piano Lovers con i partecipanti delle scorse edizioni di Piano Lovers Over 40. Vi ricordiamo il sito pianoloversover40.com per le iscrizioni, per sapere tutte le informazioni, anche per vedere poi chi e come si esibirà e andare a vedere poi le varie esibizioni. Grazie mille davvero di essere qui con noi oggi. Fateci sapere poi come vanno le audizioni. È stato un onore per me. Ma grazie mille a lei, grazie, direttrice. Presidente di giuria, grazie mille allora. Grazie mille. Ci si rivede sicuramente. Assolutamente sì, e salutiamo, portiamo un caro saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti. Grazie. Grazie mille davvero, grazie, buona giornata, grazie appunto anche a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo sempre qui domani alle 12:30 in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.